Molto bene, allora si sente, Demia fa come è capitato tante volte che alla fine dicono ma se, non ho sentito niente, io capisco, si sente, sì, ecco, come diamo, ma io sono veramente ammirato con tutte le belle cose che potete fare stasera, perché una bella dormita, piuttosto che un toscano, non so, poi altre cose che mi hanno detto che io proprio sono fuori dall'ambiente, è veramente ammirevole. Io fossi il vescovo direi, vabbè, date, basta, siete già promossi, non so, saltiamo la visita, nel senso che, come dire, quando uno va a fare la visita però ti dice, no, guarda, niente, a posto, ci vediamo fra 5 anni, va bene? No. Molto bene. Ecco, allora vado, Bene, diciamo che ormai se ne sono accorti quasi tutti, Fino alla CEI, sarebbe la Conferenza Episcopale Italiana, qualche anno fa ci ha stupito quando ha intitolato uno dei famosi piani pastorali decennali, non so se avete presente, no? D'inizio del secondo millennio, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Oh, che scoperta! Che il mondo cambia, cioè, voglio dire, perché esiste un mondo che non cambia. Ecco, questo è un esempio, partiamo subito giù, di un'impostazione astratta, di fondo, che caratterizza la Chiesa, come se non vivessimo nella realtà, capite? Poi, adesso qui, arrivato all'affermazione del Santo Padre attuale, quella che stiamo vivendo non è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca, il 2019. Va bene, andiamo avanti con questi giochi di parole in cui noi siamo veramente così in voga, siamo veramente bravi, no? Io non me la prendo, ci mancherebbe col Santo Padre, che rimane comunque tale, no? Però, capite, e soprattutto perché fa un lavoro, mi pare che l'abbia detto anche lui, ma così faticoso, così parlare di tutto, no? Altro che prendere esaurimento, si può capire una persona così, no? Che poi non è proprio neanche più un giovanotto. Ma mi rattristo che poi a tutti i livelli, tutti, non sanno fare altro che ripetere la noia a queste frasi. Ogni tanto, capite, ne compare qualcuna, per fortuna, e in questi anni, in questi decenni, ne abbiamo, almeno da quando sono io prete, cioè 40 anni e passa, 45 anni, quindi una vita, io ho sentito una serie appunto di slogan, di frasi, ne abbiamo fatto un consumo industriale, perché le usiamo per un po', poi le cambiamo, le buttiamo via, appunto le cambiamo, tipo chiesa in cammino, ai tempi belli, chiesa in uscita, adesso, poi il tormentone attuale, la chiesa sinodale, e avanti, poi quando avremo finito questo ne inventeremo delle altre, o capì? Ma è come se noi, a furia di ripetere queste parole, ci illudessimo, diciamo, che alla fine ne venga fuori qualcosa, no? Come esprimere, come dire. Secondo me si evade in altro modo dalla realtà, appunto immaginando quasi un mondo parallelo. Vedete, è talmente strano, è talmente reale, cioè evidente questa tendenza a estraniarsi, che anche nel nostro linguaggio quotidiano, e in particolare nell'ambito appunto della Chiesa, della comunità cristiana, ma non solo, appunto perché noi ci stiamo molto allineando, secondo me, al pensiero comune, nonostante quello che diciamo, è per esempio l'uso ricorrente della parola realtà per indicare i gruppi, le istituzioni, le iniziative, le realtà del vicariato, le realtà di menaggio, le realtà della nostra... La realtà è la realtà, cioè è il mondo, è la vita. Non quello che facciamo noi, capite che c'è questo spanamento, come devo dire, no? Per cui noi identifichiamo la realtà con quello che, no, con le nostre astrattezze appunto in sostanza, o con le nostre, no, non è un linguaggio significativo secondo me, è il mondo in cui viviamo la realtà, non quello che facciamo noi, o quello che siamo noi. Quindi io ho questa impressione, che, ma penso sia condivisa, no? Che siamo comunque dentro un forte disorientamento proprio come Chiesa, che è preoccupante, capite, perché... Noi facciamo dell'incarnazione, cioè non noi, abbiamo ricevuto il dono che l'incarnazione è il centro della nostra fede, per cui se non siamo incarnati e se viviamo un po' nell'astratto, non ci siamo proprio. E poi come facciamo noi a proporci a guide come cristiani, intendo come comunità cristiana, degli altri se siamo noi disorientati? Saremo i famosi ciechi che guidano altri ciechi, ci provano almeno, come diceva Gesù. Ecco, ora vediamo semplicemente, quello il mio intento è questo, di trovare qualche punto di orientamento, non per trovare la soluzione ovviamente, ci mancherebbe, ma per cercarla, riprendendo, come ho messo nel sottotitolo, la consapevolezza, almeno un primo passo fondamentale secondo me per poi affrontare le cose. E tra le tante cose che si possono dire, un argomento così vasto questo, no? E fra l'altro che ho cercato anche un po' di approfondire, diciamo, da diversi anni, quindi...
Però alla fine, anche parlando poi in particolare col Donitono, ho detto scegliamo alcune cose, insomma, no? Selezioniamo. Per cui dirò praticamente poche cose, almeno poi magari ci metto un po', però poche cose. E serve per creare un po' di... visto che ci sono qui insigni musicisti che ho conosciuto anche quando sono fatto quel breve periodo qua, facciamo appunto dei tempi musicali. Quindi quello che ho fatto fino adesso sarebbe il preludio, adesso facciamo andante con moto. Cioè, questo andante con moto... è quello che noi vediamo nella storia, appunto. Ma guardate che lo vediamo a prospettive, cioè come immaginate questi fondali di teatro, adesso qui ce n'è forse uno solo, ma nei teatri grandi ci sono vari fondali, pure pensate un panorama, cioè varie prospettive. Ecco, la prima prospettiva, potremmo dire, è quella addirittura di tutta l'epoca moderna, che vuol dire tanto, in cui in Occidente, cioè dalle nostre parti, diciamo così, si è realizzata quello che possiamo definire una marcia di allontanamento, non di avvicinamento, dal cristianesimo. E questo è partito addirittura verso la fine del Medioevo, addirittura dentro il Medioevo stesso, al culmine del quale c'era appunto la famosa cristianità, ma che già dentro il momento culminante di questa cristianità, sul XII, XIII secolo, ci sono visti tanti elementi di scollamento. Per facciamo un esempio, i movimenti ereticali o contestatori, i catari, i valdesi, ma erano tantissimi, veramente tantissimi di numero e anche di contestazioni, di diffusione, diciamo così. Quindi già lì eravamo un po' crepati, diciamo così, un po' una roba un po' che quando crepa, cioè nelle fratture. Ma poi se andiamo avanti, per esempio, pensate quando dopo la fine del Medioevo, cioè verso il 400 per intenderci, compaiono nuovi mondi. L'America, ma anche l'Asia e anche l'Africa. L'Africa era sconosciuta praticamente, l'Asia anche lì. Poi il pensiero non è più unificato attorno al pensiero cosiddetto cristiano. Pensate che nel Medioevo la prima delle facoltà universitarie, non università, era la facoltà di teologia, poi venivano le altre. E qui invece a un certo punto, perché anche la verità comincia a essere cercata, cioè nella verità che tu hai ricevuto, ecco, che ti è stata rivelata e ti è data in dono, no, la devo cercare io appunto col metodo, no, per cui ragionare, fare una serie di passaggi e arrivare dall'induzione, man mano arrivo a delle conclusioni e così via. E così anche pensate l'idea dello Stato, per cui lo Stato è lui che modera, quindi che fa da terzo, diciamo, fra i gruppi diversi, ahimè anche fra i gruppi di cristiani che, come sappiamo, soprattutto nel Cinquecento, si sono spaccati tra di loro e spaccati anche la testa tra di loro, no? In queste polemiche. Quindi, vedete, è come dire, la Chiesa comincia a essere il cristianesimo anche messo un po' da parte, no? Perché ci sono dei mondi in cui non c'è il cristianesimo e ci sono lo stesso. Pensate, in Cina, il Confucio, c'erano dei bei pensieri, anche senza il cristianesimo c'era una bella morale. Oppure il pensiero appunto che può essere indipendentemente anche dalla fede o dalla teologia, lo Stato che quindi agisce indipendentemente, a volte anche contro, o deve moderare la Chiesa o le Chiese. Ecco, quindi vedete, questo vuol dire già dal 400. Dal 400 a oggi passano 600-700 anni. Capite? Parliamo di una prospettiva molto lunga. Poi tiro le conclusioni di questa prima parte. Avviciniamoci un po' a una prospettiva più vicina, gli ultimi due secoli, certo l'attuale, cioè l'8-900, e partiamo idealmente da un episodio che tutti conoscono, la Rivoluzione Francese, no? Non stiamo a raccontare la sua Rivoluzione Francese, ma per dire, lì è un'assemblea, questo è il succo della Rivoluzione Francese, un'assemblea che decide il destino della propria nazione. In quel caso lì era la Francia, ma poi si diffonderà in tutta l'Europa, per esempio. Quindi questa assemblea che decide su se stessa in modo libero, autonomo, è come dire, è come lo staccarsi dalla società, da ogni riferimento autoritario, che era la monarchia, ma era anche la Chiesa, anzi le due cose insieme, il famoso trono e altare, per una scelta invece che è pluralista, è quella che noi oggi teniamo democratica, anche se non è proprio così, ma insomma, come dire, decidiamo insieme, mettiamo insieme, ci confrontiamo, alla fine arriviamo a delle decisioni noi. Non c'è nessun dato, diciamo, già stabilito, non c'è nessun principio di autorità. Quindi capite, qui la Chiesa, quindi 200 e rotti anni fa, ha ricevuto il ben servito, potremmo dire, dalla società, almeno da 200 anni. Insisto su questo, ma facciamo il terzo passaggio, restringiamo la prospettiva. Ora, tutta l'epoca moderna, 400 fino a... L'8-900, il 900, qui per non farla lunga faccio semplicemente un elenco, proprio l'elenco della spesa, e fra l'altro un elenco parziale, potrei aggiungere tante, ma per farmi un'idea.
1923, un poeta spagnolo, Miguel de Unamuno, scrive un piccolo libro intitolato L'agonia del cristianesimo. Aspetta, l'agonia non è proprio un momento. L'agonia del cristianesimo. 1923, va bene? C'è qui più nessuno del 23, credo, no? Qui, no, senza mai. Perché qui la zona è buona, il clima è giusto. 1938, questo lo conoscete tutti, Primo Mazzolari, uno che è un parroco giù nella campagna, giù, Cremona, giù da lì, Mantova, bassa Lombardia. Scrive un libro intitolato I Lontani. Fra l'altro è un po' l'inventore, credo, adesso non ho trovato altri, di questo nome che anche oggi usiamo, I Lontani. 1938. Forse qualcuno qui c'è del 38. E cosa dice Mazzolari dei Lontani? Guardate, leggo, Una frase sola. Il mondo dei lontani è refrattario, come l'argilla, no? Indifferente, non crede e quel che è peggio non si occupa di credere. Cioè, proprio che interessa a me, insomma. 1938. 1939, Louis van den Bosch, che non è un calciatore, ma è uno scrittore belga comunque, e scrive un libro sul futuro, nel 38, nel 39, e scrive così, tra l'altro, non ci appaghiamo di chiacchiere. Oggi, 1939, oggi la cristianità non esiste più. 1946, Emmanuel Mounier, un filosofo famoso cattolico, anche lui scrive un articolo soltanto, ma di peso, perché era un filosofo, insomma, notevole, Agonia del cristianesimo. E dice, il cristianesimo è minacciato da una specie di silenziosa apostasia. Apostasia è proprio quell'andarsene, quello sgretolarsi, capito, no? Provocata dall'indifferenza che lo circonda e dalla sua propria distruzione. Cioè c'è un fattore esterno, ma c'è un fattore anche interno. 1947, questo è più famoso, l'arcivescovo di Parigi, Cardinal Suard, scrive una lettera pastorale che ha un titolo molto bello, traduco ma è semplice, Slancio o declino della Chiesa. Ma in Italia viene tradotta tra l'altro da una cara persona che è morto qualche anno fa, Camillo de Piaz, che era un frate servita relegato su a Tiranno, non a caso, no? E ha tradotto questa lettera pastorale di Suard col titolo Agonia della Chiesa. Ed è stata diffusa, in quegli anni lì l'ha letta tantissime, è stata una grande diffusione. Vuol dire che il tema era caldo, 1947. Ora ci avviciniamo, ultimo esempio, 1978, anche gli storici cominciano a scrivere dei libri intitolati Il cristianesimo sta per morire? Punto di domanda. Allora, concludiamo questa prima parte. Posso dirlo? Non è che ci siamo detti delle grandi novità adesso, quando diciamo siamo finita la cristianizzazione, la cristianità, ma adesso dobbiamo... Oh gente, ma almeno 200 anni, se non 500 anni che la cosa va così. Allora, facciamoci qualche domanda. Ecco cosa voglio dire consapevolezza. Cioè non parliamo così per parlare. Vizio molto comune oggi, ma nella Chiesa non dovrebbe essere così, perché per noi la parola è sacra. E noi no, stiamo uscendo dalla cristianità, la divina tutti, stiamo uscendo, ah sì, sai che stiamo uscendo, sì, veramente, stiamo uscendo, bene. E diventa un mantra, come si dice, no? Un tormentone. E dopo, cosa abbiamo detto? Una cosa che si sta dicendo da secoli. Forse un pelino di aggiornamento, ecco. Minuetto. Cioè da questo andante con fuoco, andando veloce, passiamo al minuetto, dove non parliamo più della storia, di quello che, ma parliamo di, quello, di questo progressivo, veramente, come dire, travolgente sciogliersi appunto del cristianesimo, ma parliamo della reazione della Chiesa. Ma un minuetto, sapete, minuetto è un tempo scherzoso, un po' allegro, ma soprattutto che torna sempre un po' su se stesso, un bel valserino, roba del genere. Bene. Qual è la reazione prevalente della Chiesa davanti a questo sciogliersi dei ghiacciai? Ecco, possiamo fare così, dobbiamo sciogliersi dei ghiacciai. Io direi che una parola fondamentale, mi spiace dirla perché adesso non vorrei offendere nessuno, la parola prevalente in tutti questi secoli è una sola, missione. Ma notate questa parola qui, non è una parola originaria del cristianesimo, perché missione, fino a parola contraria, è in latino, missio, non è greco. Il cristianesimo originario è greco, è una parola che nasce nel 500, quando appunto i nostri bravi gesuiti vanno là in America, per esempio, eccetera, eccetera.
Cioè, sono, vuol dire, sono mandati, ma questo mandato non intendeva tanto da Gesù Cristo, intendeva dalla civiltà, dalla cultura, dalla cristianità appunto europea verso un altro continente. Ecco, questa mentalità, capite? E in due modi viene usata questa parola già dal 500. Una missio ad extra, cioè andiamo in un altro continente, l'America, l'Asia, che so io, l'Africa, oppure andiamo, ahimè, all'interno anche del nostro continente, ex cristiano. Ho in mente un gesuita che va in Sardegna, non per parlare male della Sardegna, perché poteva dire lo stesso che dalla Lombardia, e scrive a casa, dice, guardate, sono stato qui in Sardegna. Oh, sono tutti cristiani. Piccolo particolare, non conoscono Cristo. Com'era? 500 Sardegna, quindi vuol dire pieno Occidente, siamo in mezzo, no? Mezzo al Mediterraneo. Allora, questa idea della missione qual è? È l'idea appunto di recuperare terreno. Per cui l'abbiamo perso in Occidente, andiamo a prenderlo da un'altra parte, recuperiamo il terreno. Dopo la rivoluzione francese, saltiamo, questo diventerà ancora più forte, il tentativo di recuperare, di ricostruire quella società che era cristiana e invece la troviamo che non è più tale. Allora, ragazzi, sotto, coraggio, riprendiamoci, ricominciamo. Benissimo. E nel Novecento, faccio anche qui la bella lista, 1909, uno scrittore austriaco, Svoboda, scrive un libro, La cura d'anime nelle grandi città, dove dice, pensate, 1909, cioè, la parrocchia non funziona più, perché nelle grandi città la gente si muove, si sposta, che so io, no? Dobbiamo trovare qualche altra cosa. 1909, sono passati 100 e più anni, e siamo lì di la parrocchia. Infatti, 1925, Pio XI istituisce la solennità di Cristo Re, con l'enciclica Quas Primas, e dice queste cose. La peste della nostra età è il cosiddetto laicismo, che da gran tempo covava nelle viscere della società, quindi vuol dire che era un po' che era un bar, questo laicismo, no? Ma cosa intende per laicismo? Cosa intendeva il Papa? Si negò alla Chiesa il diritto di ammaestrare le genti, di far leggi, di governare i popoli per condurre l'eterna felicità. Cioè questa idea appunto che in realtà non è laicismo, con rispetto parlando, ma era la laicità semplicemente. E il Papa dice no, questa laicità non va bene, perché la Chiesa deve governare, deve indirizzare anche le leggi, che so io. Va bene, però dici tu stesso che la laicità ormai è un pezzo che è in ballo, quindi... Come se non ci fosse, ricominciamo da capo, ecco il minuetto, quello che intendo. 1943, quando vi dicevo prima il Cardinal Suar, perché scrive quella lettera pastorale? Perché due preti della sua diocesi, un lunedì di Pasqua, quando il vescovo dice, mo adesso ti rimpulfia, appunto, no? Tutte queste feste pasquali, una bella dormire, non so, facciamo... No, vabbè, si mette lì bel tranquillo e gli arrivano questi due preti con una relazione, un'indagine, no? In cui, famosissimo questa cosa qua, no? In cui dice, guarda che qui, in particolare Parigi, è un disastro, cioè la gente non c'è più, nelle periferie, le classi operaie, tutte queste cose qua, no? E allora sto povero arcivescovo se lo fa e inventa due cose. La missione, vedete, di Parigi, dove manda appunto i preti e anche laici, e alcuni poi andranno anche nelle fabbriche, famose esperienze di preti operai. E poi la missione di Francia, cioè dove ci sono delle diocesi in cui non c'erano preti abbastanza, ecco, le diocesi allora ricche di preti mandavano qualche prete là. La missione, però vedete, la missione. Anche in Germania, per esempio nel 48, pensate, sì, c'è un raduno annuale dei cattolici tedeschi, il Catholic Entag, e qui dicono appunto che bisogna fare la missione e addirittura si formula questa formula, che poi avrà molto fortuna, parrocchia, comunità, missionaria. Evviva, 1948. Siamo un po' fermi, Pio XII. Pio XII, guardate, è un uomo di cui una grande stima, perché era un uomo che è proprio nato sbagliato, nel senso lui, non che era sbagliato lui. Cioè, i 20 anni del pontificato le succedono di tutto, la guerra, il totalitarismo, il comunismo sovietico, la secolarizzazione, appunto, ecco, parliamo di questo, i movimenti dei popoli cosiddetti ex coloniali, insomma, veramente, e lui è rimasto bravissimo a reagire a questo, però che cosa? Ecco, Pio XII, appunto, perché era un uomo che voleva, insomma, in qualche modo cambiare le cose, allora
imposta un'azione sistematica, dice no, perché non bisogna fare le cose un po' simpono, facciamo un bel programma, un bel sistematico. E attraverso che cosa? Attraverso le masse che si mobilitano. Ecco, mi spiace che ci sono dei dirigenti diocesani dell'Azione Cattolica, ma per esempio il nervo di queste falangi, come le chiamava lui, di queste armate che dovevano riconquistare appunto il paese, l'Azione Cattolica, 3 milioni di iscritti allora, 70.000 associazioni, eccetera. Va bene? Oppure Riccardo Lombardi, gesuita, che fa Vangelo predicare la crociata del gran ritorno. Cioè, devono tornare appunto i protestanti, tornare i peccatori, tornare i comunisti, tornare insomma tutti quelli che sono fuori, che tornino, bisogna che tornare, insomma, va bene. Vedete questa idea di ricominciare. Luigi Gedda, questo lo conosciamo tutti, e lo conosciamo per i comitati civici, cioè queste attività di organizzazione del voto, appunto, perché bisognava rimontare anche su quel lato lì, infatti si arriverà al 48 con la maggioranza della DC, sapete, no? Famosa questione, ma anche Luigi Gedda, questo è meno noto, organizza delle basi missionarie. Infatti, il linguaggio è quello che usavano, diciamo, i gruppi socialisti comunisti, cioè nelle fabbriche c'era la base, cioè il gruppetto, potremmo dire, no? Più legato al partito, che doveva convincere altri operai. Così facciamo anche noi, andiamo nei condomini, andiamo nelle scuole, con queste basi missionarie, cioè questi punti, queste pattuglie, queste task force, appunto di riconquista, sempre che l'idea qui in sostanza, no? E poi cominciano le indagini sociologiche. Se guardate negli anni 50 c'è un entusiasmo a fare indagini, statistiche, sociologiche. Poi ci si accorgerà, ci vorrà qualche tempo, ma si accorgerà che quando tu fai queste statistiche, non so se anche oggi si facciano, come hai finito la statistica, è già cambiato il mondo, giusto, di solito. E quindi devi ricominciare da capo. Ma questo fa tutto appunto business, come si dice, lavoro. Comunque, di questo grande impegno, di Pio XII, per esempio, veramente ci ha messo l'anima, ci ha messo la vita, Quindi, con tanto rispetto, qual è stato l'esito? Lo lasciamo dire a lui stesso, perché non lo diciamo dall'esterno. 1952, dopo l'anno santo, in cui c'era l'anno del grande ritorno, il massimo giubileo, dice pubblicamente, constato la persistenza di una condizione generale che non dubitiamo, parlava a noi allora, non dubitiamo, quindi lui, di chiamare esplosiva ad ogni istante, ma non perché c'è il fermento, è esplosiva nel senso che qui saltiamo in aria, e la cui origine deve ricercarsi nella tiepidezza religiosa, ecco l'indifferenza, tiepidezza o anche tiepidezza, cioè così, di tanti, nel basso tono morale della vita pubblica, anche allora, e privata, nella sistematica opera di intossicazione delle anime semplici. Cioè, disastro. Eppure abbiamo fatto tutto questo, un po' di attività, di azioni, di falangi, di cose diavolo, le basi missionarie, comitati civici. E il Papa, uomo onesto, io lo ammiro per questo, che dice no. Sente, minuetto. Montini, vogliamo dire un altro uomo di grande intelligenza e di grande lucidità, quando arriva a Milano, promosso, diciamo così, da Roma, dove non gli stava tanto bene a un certo punto, e nel 58 va a un convegno all'Università Cattolica sul tema dei lontani, ma guarda un po', quello che Vazzolari 20 anni prima aveva già detto, lontani, e lui dice, con molta, diciamo, semplicità, chiarezza, il numero dei lontani supera quello dei vicini. Il raggio pastorale in molte parrocchie va gradatamente restringendosi. Ecco i ghiacciai. Milano, è la Milano degli anni 50, non è la Milano da bere, la Milano grandeur, la Milano ambrosiana. E Paolo VI, Montini, scusate, ancora Montini, arriva e dice, guardate qui, ci stiamo dimagrendo a Milano. Allora, conclusione di questa seconda parte. Io direi che dobbiamo acquisire queste due cose, come dicevo all'inizio, prendere consapevolezza di due cose. Uno, rendersi conto appunto come tutto allora questo lungo itinerario storico, non l'ho fatto per fare così, per contare su delle cose, ma per renderci conto, una specie di, come si chiama, di autoanalisi, come si dice la roba lì, insomma, no? Renderci conto di quanto, magari inconsciamente, questo lunghissimo, capito, vicenda ci pesa dentro. Tutti noi quando nella vita, no? A tutti sarà capitato qualche piccolo grande fallimento, o economico, o affettivo, o di altro tipo, no? O morale, o che so io, no? E sapete quanto ti pesano i fallimenti, no? Ecco, qui è come se noi come Chiesa avessimo addosso questo grande fallimento, cioè, insomma, in concludenza, come devo dire,
Perché ci abbiamo provato in tutti i modi. Io ho fatto solo degli esempi, ma sarebbero tantissimi i modi in cui hanno tentato appunto di recuperare il terreno perso. Allora, è questa la prima consapevolezza da avere. Cioè, non illudiamoci, rendiamoci conto di quanto ci pesa dentro. Quindi consoliamoci anche un po', perché capisco che uno possa essere anche un po' depresso, no? Perché quando hai sulle spalle, c'è, anche se non è mio personalmente, però me lo porto, no? come comunità, come tradizione. Secondo, l'illusione che allora pensi che di pensare che basti cambiare il modo, i metodi nuovi, come si dicevano. Guardate che già Mazzolari, oppure vi posso citare un altro simpatico personaggio, Giulio Bevilacqua, che era un parroco che poi Paolo VI ha fatto cardinale, quando ormai era morente, era parroco di periferie perché era stato un suo maestro, vabbè, che sia. Lo stesso Don Milani, quindi tutti questi personaggi famosi di cui noi parliamo, ma sono tutti questi che dicono, guardate che non è il problema di metodo. Per esempio Milani dice, ma noi allora, anni 50, abbiamo tutto, abbiamo il cinema appunto, abbiamo la politica, abbiamo la scuola, abbiamo in mano il partito, tutto, insomma, stiamo anche bene, diciamo come chiesa, però la gente, ecco, Milani. Dite, ma perché era sull'Appennino? Ma no, è un problema generale, capito? Anche Mazzolari, anche Bevilacqua a Brescia dice le stesse cose. Allora, capite? Bene. Adagio. E così rilassatevi anche voi. Voi seguite le sinfonie, vero? Non solo le partite, anche le sinfonie. Sapete che c'è l'adagio, che è la parte forse più bella. Ultimamente abbiamo sentito anche la nona, anche lì c'è un adagio, ma tutte le sinfonie hanno un adagio. Beethoven ha dei bellissimi, no? Quella imperatore, come si chiama? Vabbè. Ecco, qual è questo adagio? Lo dico, è il recupero, mentre questo abbiamo detto, questo vum, e questo andante con moto e minuetto, c'è un adagio, quindi sottile, silenzioso, che una prospettiva molto dimenticata anche oggi, anzi quasi disprezzata, come dire, ma quella roba lì, cioè, lo so che non siete d'accordo, pensate subito, ma sì, no, non quello che pensate, la riflessione teologica, bella, forse dimenticata, perché è avvenuta soprattutto in ambito protestante, che non è che poi i protestanti stavano meglio o stanno meglio di noi, per dire. E poi spesso sono teologi appunto o tedeschi o americani, nordamericani, faccio alcuni nomi, Garten, Bonhoeffer, morto poi in campo di concentramento, ucciso, anzi, Harvey Cox, ci vedremo dopo. Ci sono anche alcuni cattolici, per esempio Metz, e poi ce n'è uno che ha influenzato molto il Vaticano II, di cui diremo fra un momento, Marie-Dominique Chenu. Insomma, questi teologi che cosa dicono? Perché questi teologi dicono qualcosa, pensano qualcosa, viva Dio. Dicono che la secolarizzazione, questo appunto andante con moto che abbiamo detto prima, ha un valore positivo. Ha un valore positivo. Perché? Perché è la presa di distanza, appunto, ma da che cosa? Da un cristianesimo tradizionale, che era appunto quello sostanzialmente medievale, poi si è riprodotto anche nell'epoca moderna, che si è allineato in pratica ai valori della religione generica, la religione in quanto tale. Difatti anche noi siamo sempre stati abituati a dire ma che più della religione, no? Ma intendendo noi, il cristianesimo. Oppure tutt'oggi si dice vado a fare scuola, sono insegnanti di religione, appunto. Vedete questa identificazione fra il cristianesimo e la religione? Cioè questa visione appunto tradizionale, generica. Facciamo un altro esempio, lo so che questo qui è antipatico, abbiate pazienza. Per esempio, quando noi non perdiamo il vizio, nessuno si offenda, di dire sacerdoti. Io non sono un sacerdote, cioè lo sono anch'io, ma lo siete tutti voi. Io sono un prete. Ma, capito, questa roba qui invece, no, il sacerdote, perché il sacerdote. Ecco, questa è una visione che si assimila perfettamente appunto alla mentalità religiosa comune, in cui c'è nella mentalità religiosa qualcuno che deve mediare tra Dio e il popolo, quindi c'è questo qua che fa, uno fa l'istrione, quell'altro fa dei riti, il prete farà, il sacerdote, farà questi altri, va bene, però... No, non è così il cristianesimo, non è così, però l'abbiamo dimenticato. Che cosa invece? E quindi questa secolarizzazione ci costringe a tornare all'originaria visione cristiana, che appunto abbiamo dimenticato, dentro in questo baule, come devo dire, di costruzione che è la cristianità, dove c'è del buono ma c'è anche molta sovrastruttura. E quindi a ritrovare quel carattere, diciamo, non religioso,
laico mondano, va bene, del cristianesimo, già notate nella visione, soprattutto nella visione biblica, diciamo i due esempi più importanti, nella creazione. Cioè Dio non ha creato un prete, una suora, fraticello, ha creato un uomo e una donna nudi, cioè, capito? Ecco, va bene? Ha creato un mondo che poi, ma lo stesso uomo, il giorno dopo gli ha detto, ti ringrazio, va bene, arrivederci, grazie. Cioè, ha creato un mondo libero, un uomo libero, cioè, senza legarlo in alcun modo. E dice, adesso cavatela tu. E noi ci lamentiamo di questo, dicendo, ma però poteva... No, no, non c'è. E il mondo va avanti per conto suo, l'uomo avanti per conto suo. Quando poi Dio, crediamo in questo, no? Gesù si è incarnato, cioè si è fatto uomo, non è che diceva sì, sì, mi faccio uomo, però adesso non esageriamo, almeno, che ne so, mettetemi almeno, che ne so, l'idromassaggio, oppure fatemi in modo che, insomma, non potete andare in giro a piedi su queste strade piene di polvere, insomma, datemi dei vestiti decenti, no, 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 no. E poi mi raccomando, io sono un po' la soglia del dolore un po' bassa, quindi non fatemi soffrire, e poi magari anche evitiamo di morire, insomma, il figlio di Dio. No, 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 sei uomo, fai uomo fino in fondo, fa l'uomo, hai da dire, insomma, fa l'uomo. Gesù, fai l'uomo. Ecco, cioè, non ha aggiunto, non ha tolto niente dell'umanità. E noi di questo ci lamentiamo. Perché non ha... Ma perché? Perché, appunto, questa è la cosa bella. Ecco, questa umanità di Dio, totalmente umano, che non vuol dire che non rimane Dio, ma anzi si rivela come Dio proprio in questo abbracciare, diciamo così, questo immergersi nel mondo dell'umanità. Questo è il cristianesimo. Notate che, per fare un altro esempio, nel mondo antico, cioè quando è nato il cristianesimo... Don Italo poi mi mette la censura, perché lui, vabbè, giustamente, la ciprete, vicario, ex vicario. Dicevo, cosa stavo dicendo? Non ricordi più. Dicevo che non solo allora la secolarizzazione è un fatto positivo, dicono questi teologi, ma di più, è frutto del cristianesimo. Cioè, come il famoso torrente carsico, no? Che viene fuori dopo, ma questa è un'emersione, diciamo così, tarda, di quello che era il cristianesimo all'inizio, che hanno cercato adequata via, no? Adequata giudica, ma no, no, è una cosa troppo scandalosa, anche Gesù ha detto, no, basta, via, 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 no? L'hanno cacciata via, praticamente. E questo Gesù Cristo, che sappiamo, no? Non solo è saltato su dalla tomba, ma poi dice, mo adesso continua, no? Ed è rimasto lui, soprattutto, lo stesso ieri, oggi e sempre. A te che voi avete mettere addosso? No, 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 no. Nudo anche lui, quel momento in cui c'entrava la sua vita sulla... Nudo. Cioè, non è un prete, non c'ha i paramenti, non c'ha niente, capito? Ecco. Quindi è riemerso così. Cioè, dicevo, per esempio, nel mondo antico, quando è nato il cristianesimo, tutte le civiltà, facciamo quello orientale, l'Egitto, il capo dell'Egitto, il faraone, chi era? Era un semidio, no? Tutti gli orientali. In Grecia erano un po' più laicetti, diciamo, per modo di dire, perché tutti poi avevano le loro divinità, ogni quelli che facevano i banchieri avevano l'attività, Mercurio, i commercianti, il dio della guerra, il dio, insomma, Roma, che sembrano quelli che, ma anche Roma, c'erano l'imperatore, era capo della religione, era Pontifex Maximus, parola che noi abbiamo ripreso poi per il Papa, Pontifex, era l'imperatore, quindi una società fondata, quando fondavano una città i romani facevano dei riti, delle cerimonie, ecco, una società legata al sacro, perché il sacro è la fonte, comunque sta bene con il potere. Gesù Cristo, no, non ci siamo proprio, come uomo di potere è veramente disastro, no, cioè, non è così. Ecco, è così il cristianesimo. Quindi il cristianesimo ha reagito invece portando una visione completamente diversa, cioè non legata appunto alla sacralità. E la comunità cristiana allora diventa una comunità che non pensa a se stessa, cioè che non si preoccupa di affermare i propri contenuti, come dire, ma che si preoccupa dell'altro, il famoso prossimo, ma l'altro della Chiesa chi è? È il mondo, è la società, è il mondo così com'è. Ecco, questo atteggiamento nuovo, diciamo, che ha preso dalla Bibbia, da Cristo, questo è l'amore dell'alterità, che poi è la stessa idea che c'ha Dio, no? L'idea, il modo di fare della Trinità, per cui il Padre promuove il Figlio promuove il Padre e il Figlio pensano allo Spirito Santo, pensa sempre a qualcun altro, l'alterità, appunto, la generosità, vuol dire...
E allora uno di questi teologi che citavo prima, Cox, dice proprio così: Cristo è l'Emmanuele, cioè il Dio con noi. Egli è presente nelle forme essenziali del mondo. La presenza di Dio nel mondo non cessa a motivo, udite questo, la presenza di Dio nel mondo non cessa a motivo di una riduzione del numero o della pietà, cioè della devozione dei credenti. Dio sopravvive all'era post-cristiana, spesso è stata chiamata così la secolarizzazione. Ciò significa che noi dobbiamo ascoltare, perché noi cristiani, invece di dire agli altri, perché Dio parla alla Chiesa, parla alla Chiesa nel linguaggio del mondo. Dio parla alla Chiesa nel linguaggio del mondo. Questo è appunto uno dei teologi della secolarizzazione, diciamo prima. Bene, l'altro grande momento, diciamo, di questo adagio, l'altro componente di questo adagio, l'altro tema di questo adagio, abbiate pazienza, ma io spesso torno lì, è il Vaticano II. Il Vaticano II, capite, al di là di quello che abbiamo in testa, ma l'intenzione di fondo di quel santuomo che era Papa Giovanni XXIII, qual è stata? Rileggo la bolla di convocazione 1961, Humanae Salutis, che appunto riguarda la salvezza dell'uomo, che per me è il punto fondamentale. Quando dice così: mentre l'umanità è alla svolta di un'era nuova, cioè l'epoca moderna, appunto, contemporanea, insomma, questo cambiamento che c'è, ecco, compiti di una gravità e ampiezza immensa attendono la Chiesa. Quindi la Chiesa, certo che deve fare, ma deve prima deve capire cosa deve fare, cioè questo mondo che cambia, no? Che è cambiato così profondamente, ti interpella, ecco, vorrebbe dire questo in sostanza. E cosa devi fare? Dice, allora dobbiamo... No, si tratta di mettere a contatto con le energie perenni del Vangelo il mondo moderno. Ecco. Cioè, il mondo rimane moderno, però lo devo mettere a contatto col Vangelo, cioè posso mettere a contatto col Vangelo. E poi aggiunge quest'altra cosa che è ancora più importante, non da interpretare in senso moralistico come spesso si fa, ma in senso teologico, quando dice anime sfiduciate, e ce le aveva intorno, questi qua, non vedono altro che tenebre vagare sulla faccia della terra, ma chi, allora, chi che più di religione, appunto, eccetera, eccetera, no? Ma noi invece, noi, cioè io, amiamo affermare la nostra fiducia nel Salvatore nostro, cioè in Gesù Cristo, ecco la fede, che non si è dipartito, cioè non se n'è andato dal mondo, è rimasto qui, come diceva l'altro prima, anzi, facendo nostra la raccomandazione di Gesù, di saper distinguere i segni dei tempi, ci sembra di scorgere in mezzo alle tenebre indizi non pochi del futuro. Ecco, questo tema dei segni dei tempi, che è un tema evangelico, quando Gesù diceva appunto, voi non sapete riconoscere i segni dei tempi, capite quando piove, quando non pioverà, quando farà bel tempo, ma non capite i segni dei tempi. Dovete mettervi in ascolto appunto di questi segni dei tempi, che sono dentro nel mondo. Ecco. Paolo VI riprenderà e allargherà quello che diceva Papa Giovanni, ma semplicemente dicendo il Concilio cerca di lanciare un ponte verso il mondo, quindi un ponte è una cosa che si va e si viene, ecco quello che non mi è sfuggito adesso, anche Papa Giovanni diceva così, no? Non è che soltanto la Chiesa deve dare il Vangelo al mondo, come diciamo noi, perché dice nel mondo è già presente Gesù Cristo, allora non è da dare qualcosa che il mondo non ha, ma fare in modo che i due elementi si incontrino. Cioè quel Cristo che c'è nel mondo, quella presenza di Dio che c'è nel mondo, venga riconosciuta nel Vangelo e viceversa. Ecco, vedete, c'è un gioco di scambio. E così Paolo VI dice un ponte vai e vieni, una prova contraria. E ancora dice, noi abbiamo il proposito non di conquistare il mondo, ecco qua la visione della missione, ma di valorizzarlo, cioè di cogliere i suoi valori. E quali sono questi valori? Questi valori lo dice il documento che riguarda appunto il mondo, intanto che parla del mondo di questo tempo, la Gaudium et Spes, dice la Chiesa nel mondo di questo tempo, dove a un certo punto c'è un capitolo, per me molto importante, che è il 36, dove si dice queste cose che leggo brevemente. Se per autonomia delle realtà terrestri, realtà, eccole qui, le realtà terrestri, cioè intendiamo che le cose create, quindi il mondo, l'uomo, ma anche le società, quindi la politica, l'economia, hanno leggi e valori propri. Capite? Noi diciamo questa idea qui che dobbiamo dargli, mettergli dentro come il sale i valori perché sono... Ma no, hanno già i valori propri. Che l'uomo, semmai gradatamente, deve scoprire. Ecco qui l'atteggiamento di ricerca, di scoperta, di ascolto. Allora, questa è un'esigenza legittima, che non solo è richiesta dagli uomini del nostro tempo, ma è conforme al volere del Creatore. Appunto perché
mondo l'ha creato Dio, l'uomo l'ha creato Dio. Quindi quell'impronta, capite? Ma certo che gliel'ha lasciata, da qualche parte ci deve essere dentro, perché Dio non fa una cosa senza lasciare. Quindi cioè, è dentro, dentro l'uomo, dentro il mondo la presenza di Dio, come no? Infatti è dalla stessa condizione di creature, ecco che le cose, tutte le cose ricevono la loro propria consistenza, verità. Vedete, allora la verità non è appunto, la verità è nelle cose. Bontà, nella morale che dice quello che è giusto, è dentro, bisogna cercarla, bisogna capirla. Tutto ciò l'uomo è tenuto a rispettare, riconoscendo le esigenze di metodo proprie di ogni singola scienza o arte. Allora, la Chiesa cosa deve fare a questo punto, secondo il Vaticano II? Deve appunto ascoltare Dio che parla, che agisce nel mondo, i segni dei tempi, perché il mondo diventa, dire in gergo tecnico come facile, un luogo teologico, cioè è nel mondo che tu capisci che cosa Dio ti chiede, ci sta chiedendo. Ovviamente non è facile decifrare queste cose qua, però è lì che lo capisci. Il mondo vuol dire la vita anche, vuol dire la vita quotidiana, vuol dire la famiglia, vuol dire il lavoro manuale o intellettuale o quello che sia, vuol dire la sofferenza, vuol dire tutto quello che noi viviamo. Lì. E queste cose, allora, chi le può capire di più? Visto che avete anche questa prospettiva, mi fa piacere. Chiaramente i laici. E questo è un rovesciamento che non abbiamo ancora operato. Cioè, noi appunto preti siamo in riserva, ma capito? Ma è il laico che è dentro queste cose più a fondo, no? Del lavoro, nella vita, nella politica, nell'economia, eccetera, eccetera. Quindi è lui che può cogliere di più questa voce, diciamo, questa. E chiaro, allora, a questo punto bisogna ascoltare nella Chiesa, ma non ascoltare così per modo di dire, ma proprio recepire e rispettare le competenze, per esempio. Naturalmente, in quanto i laici si mantengono laici. Perché se cominciano a tirarsi fuori solo nella Chiesa, è chiaro che a questo punto si estraggono dalla realtà, ma dentro nel mondo, come sono, nudi e crudi appunto, come abbiamo detto. Parentesi, con questo non voglio dire, mi raccomando, perché ho letto anche dei libri, anche recentemente, di questi appunto che parlano della secolarizzazione, alla fine dicono, beh, ma noi dobbiamo impegnarci nel mondo, quindi alla fine che voglia dire tutto questo, che dobbiamo fare delle attività sociali di più, quindi occuparci di questi, di quest'altro, di poveri di qui, di poveri di là, di altri, qui, insomma, tutti che bisogna che, per tutte cose sacrosante. Ma attenzione che non è da ridurre a questo, E purtroppo, lasciatemelo dire anche qui, qui c'è quell'impostazione in fondo missionaria ancora, cioè questo è un mondo che allora vado a cercare di recuperarlo, non lo recupero attraverso la predicazione, lo recupero attraverso la carità, ma è sempre un po' quell'idea lì. E tra l'altro notate che anche qui, se fate caso, non è una critica, ci mancherebbe tanto di cappello, tanto di rispetto, però spesso ci sono in ballo dei preti che fanno di loro iniziativa, generosi, eroici, tutto niente, ma c'è qualcosa che non funziona per questa cosa, perché non è questo, non è. Cioè, tu devi essere, chi è sul fronte che deve, poi tu gli darai una mano, ma non è, capite, altrimenti diventa una forma di modo di, appunto, dalla Chiesa in quanto istituzione che vuole. Concludo. Che ora ho fatto? Ho perduto l'orologio. C'è un bel orologio? No, beh, allora ciao. Concludo perché dite, ma che conclusioni tiriamo adesso? Ecco. Allora, la prima domanda, diciamo, faccio delle conclusioni a domanda, è quella frase che si dice, non so se nei film o dove, insomma, ci scrive qualche volta, serve un piano, non nel senso pianoforte, nel senso serve un programma. Guardate, abbiamo fatto una stagione che veramente c'è un po' stucchevole, tutti questi piani, no, che ogni 10 anni, 5 anni, che mi farebbero in mente Stalin quando doveva riprendersi la carestia, faceva i piani quinquennali, come mi resta che la roba lì che mi dà un po' fastidio. Perché il piano, capite, vuole inquadrare la realtà alla fine, diciamo che vuole servire, no, ma in realtà mette delle scadenze precise, entro quell'altro, ma le scadenze precise non sono imprecise per definizione, perché la vita non ha scadenze, ha le sue scadenze. Secondo me no. Secondo me bisogna mantenere viva questa consapevolezza, cioè rendersi conto appunto di questa lunghissima evoluzione storica, cioè un millennio alla fine, cioè la metà del percorso storico del cristianesimo ha 2000 anni, metà di questo il cristianesimo ha cominciato a sgretolarsi. Allora, è stato fatto male, o forse era qualcosa che c'è già insito in esso, appunto,
o fin dall'inizio, perché poi anche l'inizio, in fondo, se dobbiamo tirare le somme su Gesù Cristo, mica possiamo dargli un gran voto, no? Come missionario. Ce ne aveva lì 12, se li ha tirati dietro per 3 anni, lui, persona a persona, giorno e notte, con quello che era lui, quello che sapeva, hai capito, la verità, viene restata qua, uno, ma neanche pena, perché, vabbè, in statistica, quant'è l'1 su 12? Ma non prendi neanche il seggio in Parlamento, visto il Consiglio regionale, ma è benedetto Gesù Cristo, cioè, non ce la veniamo qua, ma e quindi c'è qualcosa anche lì che già non funziona, oppure no, invece forse abbiamo imparato da lui, no? Sbaglio. Ma quindi manteniamo questa consapevolezza, diciamo così, non è questione di cambiare metodo, abbiamo detto, per cui, come dire, come abbiamo tentato tutti i modi, vi dicevo prima, non è che, attenzione, che qui sono un po' spregiudicato, lo so, ma perché noi dobbiamo dire, ma no, ma forse diciamo, beh, forse però, perché noi non ci crediamo abbastanza. Cominciare dai preti, ma poi anche tutti noi, non ci crediamo abbastanza. Se noi credessimo di più, se avessimo veramente una fede, ma non è che se sei più santo attiri più gente. Questo è un, sì, lo contano su quando si dicono le storie dei santi, ma non è proprio così, Può essere che il contrario. A volte funziona meglio un buon peccatore che un cattivo santo. Questa è la mia teoria, non so se... E il santo è difficile che sia buono. Dice, però se pregassimo di più, ecco... Se pregassimo di più, attenzione che qui addirittura siamo andati ai massimi livelli, abbiamo scomodato, non so, il Sacro Cuore, cioè, capito? Che era una bandiera, fra l'altro, proprio negli anni della Riconquista, già dal 600 in poi, il Sacro Cuore, no? La Madonna, l'arma potentissima del Rosario! Io faccio bene, non è che non va bene, ho appena parlato del Rosario l'altra sera, per amor di Dio. Però di non pensare che questo fa progredire la causa della fede. Almeno quella che possiamo vedere noi, poi lo sa Dio. Allora diciamo, ma no, ma forse dobbiamo conoscere di più, siamo troppo ignoranti, o comunque non siamo consapevoli, ma del nostro contenuto della fede. Oppure trovare un atteggiamento di dialogo con la cultura contemporanea. Vi ricordate quando negli anni 90, esattamente il 96, è stato costituito addirittura un servizio, cioè un ufficio praticamente, a Roma, per il progetto culturale, che doveva trasformare l'Italia da... Chi se ne ricorda più? Capite? Cioè, questi sono fallimenti, Perché andate a rileggere, per cortesia, cosa dicevo, andate a rileggere, perché io faccio questo mestiere qua. Andate a rileggere. Ma come sembrava che... se chi la tirasse in giro... Però no, forse perché non siamo abbastanza organizzati, dobbiamo coordinarci di più, siamo troppo sbagliati... E magari organizzarci anche con gli altri, con l'altro. Ma sì, per carità, ma non è che cambia, secondo me. E infine, forse bisogna semplicemente amare di più, veramente. E allora la solidarietà, la sensibilità porterebbe molte persone a avvicinarsi, anche se nonostante... Vedete che abbiamo sempre questa idea qui di avvicinarsi. Che uno deve... Cioè, è come dire, come se noi volessimo riprovarci, insomma, un'altra volta, su... tentativi che sono stati fatti già tante volte, e questo vuol dire un altro modo per illudersi, e un modo ancora uno spreco di energie, tutti i sensi, Pensate quello che avviene in una qualunque diocesi del nord Italia, dove ci sono uno stermiglio di uffici pastorali, per esempio. Questa idea qui, no? C'è l'idea che appunto tu devi fare qualcosa, devi mettere in atto dei... Chi l'ha detto? Eppure no, bisogna provare, proviamoci. Alla fine non mi sa che i risultati siano granché, però non tocca a me dirlo. Cioè l'essenza, appunto, questa identificazione del cristianesimo col nostro attivismo. Questo per me è un difetto. Non si creerà altro che un'altra illusione, e lo vediamo. Che questa illusione poi si accumula sulle precedenti, per cui, capito, è come uno che ha provato a curarsi, non va bene niente, alla fine si scoraggia e si deprime. Certo, questa è la nostra situazione attuale, se vogliamo essere onesti. Secondo punto, manteniamo chiara quella riscoperta che abbiamo detto prima della teologia e del Vaticano II, cioè il fatto che la secolarizzazione comunque è un fatto positivo, drammatico certo, perché spiace a tutti, no? Chi non spiace? Spiace a me, spiace a tutti, ma è un fatto positivo perché appunto ritroviamo il senso originario del cristianesimo, che è talmente bello e grande appunto perché viene da Dio, viene da Cristo, sì, questo crediamo noi,
che noi ci sentiamo sempre, ma no, non esageriamo, ma non perché dobbiamo impegnarci di più, quindi noi non siamo capaci di impegnarci allora, ma no, perché appunto è completamente fuori dai nostri schemi, anzi non ci chiede neanche di impegnarci, cioè, ma stai tranquillo, stai sereno, però, capisci che no, Cioè, secondo me ci vuole un sano ridimensionamento, perché un po' come quando si potano gli alberi, no? Taglia via dei rami secchi in modo che ci si concentri tutti su che cosa? Direte, ma solo su un cristianesimo allora di alcuni, di pochi? No, è una cosa accessibile ad ogni persona, per principio, appunto, lo dice Gesù Cristo. E quindi noi dobbiamo continuare, secondo me, a credere, a pregare, a conoscere, ad amare, a organizzare, cioè cosa abbiamo detto, ma non per uno scopo, cioè porto a casa qualcuno in più alla fine, no. Semplicemente perché sono contento, anzi io sono contento che qualcuno mi abbia insegnato la fede, cioè mi abbia comune, e certo che anch'io cerco di insegnare ad altri, ma senza la preoccupazione di dire vediamo se riesco, ma no, cosa importa. È chiaro che poi lodo Dio per questo, è chiaro che dico, beh allora anch'io faccio qualcosa per gli altri, ma capito, tutto in modo molto spontaneo, sereno, come devo dire, come vivere, ecco, vivere, non giocare all'aria, vivere. Di più, perché dentro questa vita, con questo che abbiamo detto della teologia che ha riscoperto il Vaticano II, dentro questa vita c'è già. Quindi non è che devo andare a cercare chissà che cosa, devo vivere bene quello che vivo tutti i giorni. E lì io capisco, cerco di capire, evidentemente, no? Quello che Dio mi chiede, quello che Dio ci chiede, cerco di corrispondervi e so benissimo che anche se non corrisponde Dio va oltre me, insomma, quindi vivo serenamente in questo senso, in questo mondo così. Cioè, sono certo, insomma, quello che dice Gesù, non preoccupatevi del domani. Perché il domani ha già le sue preoccupazioni, a ciascun giorno basta la sua pena. Ecco, adesso siamo in questo mondo. Non c'è più il mondo di ieri, con la menagio di una volta, l'enno, no, non è più così, va bene. Non sappiamo come sarà il domani, siamo qui adesso, viviamo bene così tranquillamente, con la certezza che in questo mondo Dio agisce. Ecco, questo siamo certi, questo è la nostra fede, ma sappiamo, lo spirito, siamo a Pentecoste, e sapendo che questo vivere comune, quotidiano, tormentato, pasticciato, che facciamo tutti i giorni, e c'è dentro l'azione di Dio, capite? Nella mia vita, nella nostra vita, nella vita delle persone. Ecco, allora, cosa andiamo a voler costruire? Che allora stiamo dentro lì? Il valore intrinseco di questo dire. Invece noi tante volte, pensate, paradossalmente, vogliamo rinunciare a questo dono che ci dice la fede, cioè appunto la presenza di Dio, l'azione di Dio, al di là delle nostre capacità, delle nostre organizzazioni, delle nostre idee, del nostro fare, e con l'idea che questa non è più condivisa, allora non crediamo neanche noi e ci preoccupiamo di cosa fare. Ma no, continua a credere. C'è quella bellissima espressione quando Gesù si trova davanti a quel papà, no, che c'ha la bambina, dice questa bambina ahimè, lo mandano a chiamare, guarda che è morta, il capo della sinagoga, guarda che tua figlia è morta. E Gesù va là e dice, no, dice, non temere. Tanto prima gli dice, questa bambina non è morta, ma dorme. E poi gli dice, continua, non temere, continua solo a credere. Ecco, per me questa è come l'immagine di questa situazione. Cioè la fede non è morta, non può essere morta, ma non perché noi, ma perché Dio, capito, non dice una parola e poi la torna Andrea, è quella per sempre, come dicevo prima. Allora non è morta, non può essere, perché la fede è un dono di Dio, diciamo, ma Dio ce lo dà sempre. Dopo dove va la fede non lo sappiamo, ma ce lo dà questo dono, quindi siamo certi di questo. È semplicemente assopita, dorme. E notate, solo lui però la può svegliare, non siamo noi che possiamo svegliarla, perché altrimenti, lo so, perché Dio è Gesù, insomma lo Spirito è Dio, insomma è quello che risveglia ad ogni primavera i prati, i boschi, i fiori, che so io. E quando noi vogliamo, noi che siamo moderni, appunto, no, risvegliare prima queste cose qua, dice no, facciamo, cosa succede? Succede, facciamo una cosa artificiale e facciamo danni. Lasciamo che venga la stagione e lasciamo fare a Dio. Questo non vuol dire non credere, al contrario, continuare a credere. Ecco, continua solo a credere, non temere. Io vorrei che vivessimo in questa grande serenità e senza agitarci più di quel tanto come mi agito io, ma capito, tutti noi. Ma tranquilli, la stagione farà il suo tempo, il suo tempo. Poi è stato Dio, non importa. Non è rassegnazione, spero, eh? Oh. Ecco.